Guardi, io c'ero martedì e occupavo uno dei pochi banchi pieni dell'aula del Parlamento. Beh, io non lo sottovaluterei invece questo passaggio, perché Cioè, quell'aula quell'aula era semivuota vuota. significa. Quell'aula era vuota perché il nostro paese in Europa è isolato, non conta più niente. Quelli che c'erano sono intervenuti a gamba tesa nei confronti del Presidente del Consiglio, ma voglio ricordare che non è intervenuto solo, diciamo, il gruppo dei socialisti democratici, che, diciamo, è il gruppo nel quale il Partito Democratico è confluito, per cui si Anche il potrebbe capogruppo pensare. PPE, no? È intervenuto. È intervenuto il PPE, ricordo che nel PPE c'è Orban, Gli amici, diciamo, di l'amico di Salvini. Salvini, sono intervenuti i Verdi, ora si può dire tutto, ma i Verdi, insomma, forse in Germania un po' di peso politico ce l'hanno. Sono intervenuti quelli dell'ALDE, appunto Verhofstadt, i liberali, a un certo punto si è alzato Farage, è venuto via. Quindi pure, diciamo, gli amici loro a un certo punto hanno preso e sono venuti via, perché le assicuro che stando lì dentro, e beh, insomma, il nostro paese non ha fatto una bella figura. Poi si può discutere nel merito delle dichiarazioni di Sì. Verhofstadt. Io però, guardi, anche su quello voglio dirla una parola di verità. Allora, io mi ricordo quando lo stesso Salvini ha definito burattino Renzi, eppure non è che si è sollevata una critica. E No, ma non non solo, solo, gli diciamo faccio dire che un'altra cosa, quel Verhofstadt lì, che noi vediamo molto sì. bene adesso, è lo stesso Verhofstadt che il Movimento 5 Stelle ha cercato invano qualche un annetto fa, perché voleva andare nel suo gruppo politico, per cui oggi è l'amico delle lobby, il cattivone, quello che tratta male l'Italia. Un anno fa era il potenziale leader nel Beh, ma quale poi 5 lui Stelle volevano ricordava di confluire. Macron anche, no? Ma Quindi poi, diciamo sì, che. ma poi, cioè, non estrapoliamo la frase. E comunque, anche lì, per quanto sia stata una frase dura e non mi abbia fatto piacere, ma poniamoci l'altro problema. Ma se tutti ci trattano così, ma vuol dire che qualche problema ce l'abbiamo? Cioè, vuol Però dire che stiamo diciamo facendo un una bella tema, figura in Europa? Vuol allora dire che un tema è aprire ogni quello giorno, me lo faccia del linguaggio, dire, un tema è aprire quello del ogni giorno una linguaggio. battaglia politica, una volta con la Francia, una volta con la Germania, una volta con la Spagna, poi i risultati Dove ci sono questi. porta? Questa non è colpa dell'Europa, questa è colpa nostra.